Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video di The Sims 3, seconda stagione. Ragazzi, vedete un po', la nostra sim è diventata Incintus, ovvero è entrata nello stato interessante. A breve aspetterà un figlio. Ok, sgorghiamo un po'. Piccola, come ti chiami? Rene, la vecchia Rene Nababbo. Prego, ok, si è entrata nello stato interessante come ho appena detto. Cosa vuole lei? Avere un maschietto. E vediamo, sì, vedremo. Sicuro che sarà un maschietto. Intanto vediamo, facciamo pulire un po' il tutto perché fa leggermente schifo il tutto. Ok, puliamo. La nostra sim, come vedete, è senza lavoro, ha un'età più o meno che fra poco diventerà adulto. Non voglio che lei diventi, non cominci nessun lavoro. La faremo diventare scrittrice. Infatti, imparare l'abilità atletica, beh sì, potremmo farglielo fare. Comprare un oggetto vaso per piante, no. Ok, intanto il nostro falco cosa sta facendo? Ok, sta dormendo, avrà bisogno di andare in bagno e di mangiare. Ok ragazzi, alcuni si sono lamentati dell'attuale casa che tengo, perché tutti quanti mi hanno detto fa schifo. È vero, lo dico, io sono il primo che dice che questa casa fa schifo. Ma sto conservando più soldi possibili per farmene una decente. Almeno, devo ancora vedere, ma sicuramente ne farò una decente. Perché questa qua fa leggermente pena in tutto e tutto. Però, dovevo risparmiare più soldi possibili, ho anche venduto molte cose. Come avete ben visto nel primo episodio. Intanto, io sto prendo un po' il bagno perché faceva pena, la nostra sim doveva utilizzarlo. Ok, pulisce, brava. Brava la nostra linea, almeno qualcosa di utile lo fa. Ok, deve essere decente, però fa comunque sempre schifo. Intanto ci siamo fatti la nostra bella pupù, andiamo a mangiarci qualcosa, una colazione, una bella frittellina, le 5 e mezza del mattino. Non è che è la migliore cosa da fare. Comunque, vediamo, anche il nostro falco si sta svegliando. Anche lui deve fare la sua bella pupù. Intanto è venerdì. Venerdì, il nostro sim fra 3 giorni e 4 ore perché si è sposato, vero? Per questo non vai a lavorare. Ok, vabbè, non fa niente. Mi serviresti più che altro come stacanovista. Almeno lavoravi anche un po' a casa. Ok, qui però qua possiamo qua c'è da lavorare, dai. Vieni a farti questo lavoro che a te piace tantissimo. Poi, come non dimenticare la nostra bellissima macchina per creare del nettare. Bellissimo. Poi naturalmente ci eserciteremo a creare del buon nettare. Attualmente cosa abbiamo nella nostra mini cantina che si trova qui? Vediamo, apri la cantinetta. Qui abbiamo una bottiglia del valore di 500 simoleon di 100% pomelo, che è nettare pomelo, 45 anni. Poi vediamo qua, apri la cantinetta, che abbiamo 10 bottiglie di uva che abbiamo buttato qui dentro. Aia, devo rimetterla tutta quanta come stava. Qual era? 1203, 354 anni, 5 anni dovrebbe essere questa. Ok, devo ripassarla tutta a mano perché non so, sono un totale idiota. Ok, riportiamola tutta dentro. Ok, vai vai vai. Abbiamo anche dei vasi, delle reliquie che potremo vendere o tenere, vedremo. Comunque, poi che abbiamo 100% uva che rimuola blan, nettare uva, sì. 100% uva, sì. Ok, diciamo delle bottiglie abbastanza costose, no, però buone. Ok, amica mia, perché non ti mangi questo coso? Questo piatto? Brava, te ne vai a mangiare e poi magari iniziamo proprio la scrittura come avevo accennato prima. Vediamo che abilità abbiamo, solo un po' la cucina. Il nostro sim deve andare a lavorare. Non avevano detto che non andavamo oggi? Carriera 3 giorni e 2 ore, non ci mente. Ok, però anche il nostro sim avrà bisogno di mangiare.
Lasciate perdere la sporcizia. Ho pulito giusto così perché mi faceva veramente schifo proprio a me. Comunque, non fateci caso al momento. Faremo casa nuova, non vi preoccupate. Questo è uno schifo momentaneo. Come vedete, sto cercando di conservare soldi. Adesso cercheremo di farne altri. Andiamo qui, andiamo proprio su scrivi. Iniziamo un'opera narrativa. Ok, vediamo un po'. Nostra sim intanto che aspetta un bambino, come abbiamo appena detto prima, è stato interessante. Vediamo il nostro sim Falco sotto l'acqua, che si ritrova a curare il suo bello orticello, che non è da poco. Intanto, nome del libro: Il più solitario degli Yeti. Ok, accettiamolo. Vediamo un po'. Ok, cosa sta curando? Le sue belle, la sua bella lattuga. Vediamo un po' cosa c'è. Qui abbiamo ginseng. Buono. Qui che cos'è? Che cos'è qui? Qui dovrebbe essere un tartufi. Buoni tartufi. Tartufini. Poi cespuglio di chili fantasma. Wow, chili fantasma, l'avevamo coltivato. Frutto proibito, qualità rivoltante. Male, male. Vabbè, cercheremo poi di riottenere altri frutti proibiti. Faremo del nostro meglio. Anche il nostro simo vuole avere un maschietto. Speriamo che sia femminuccio a questo punto. Ok. Intanto la nostra sim si sta esercitando abbastanza. Intanto notiamo un super computer che abbiamo acquistato, di un certo spessore, che costa anche un bel po' di soldoni. Intanto noi ci buttiamo un po' di velocità massima. Sono ancora alle 9 del mattino di questo dolce venerdì. La nostra sim contenta per il suo stato interessante. Le è venuta l'ispirazione di scrivere. Intanto ha lasciato troppi giornali, non ci interessa nulla. Il nostro sim si sente abbastanza male, ha bisogno di mangiare. Tu hai finito? Questo è l'ultimo? Vero, tu curati tutto, bravo. Adesso puoi anche mangiare. Naturalmente ti facciamo fare anche una bella doccia, non ti preoccupare, stai calmo. Intanto la nostra sim ha ricevuto 8 simoleon per che ha mandato questo capitolo, alcuni capitoli all'editore, e sembra che gli sia piaciuto per avergli dato 8 simoleon, che non sono un bel niente. Ne avessimo ricevuto 1500, 7000, 10000, 100000 per alcuni capitoli, capivamo che era un best seller, ma non ci arriveranno mai. Ok, intanto questa naturalmente è la barra di progresso del nostro libro, che più o meno dovrebbe uscire di 90 pagine circa, poi vedremo. Intanto altri 8 simoleon per aver inviato altri capitoli. Il nostro falco si fa questa bella mangiatina. Dai, vai, mangia falco, mangia falco, falco mangia, mangia falco. Bravissimo, vatti a fare la doccia, cioè la doccia, il bagno, lo schifo bagno. Ah, è da un po' che l'avevamo lasciata da parte. Era proprio questa macchina. Ok, possiamo fare esperimenti di orticoltura. Sì, è ciò che voglio fare. Esperimenti di orticoltura. Taradam. Vediamo un po' cosa dargli, anche perché stiamo coltivando, quindi abbiamo un bel po', tipo 115 mele, quindi possiamo buttare un po' il tutto. Intanto abbiamo ricevuto 2100 simoleon di riposo pagato. La nostra sim a 38 e siamo già quasi a 21000 simoleon. Ragazzi, più o meno 30000, 35, 40000 simoleon e rifaccio casa, perché voglio fare una casa decente, più o meno anche di questa semplice grandezza, ma consistente. Sì, perché ho deciso praticamente questa come sta. Il pian terreno mi sta anche bene, quello che tengo. Però demolisco totalmente casa, naturalmente mi prendo le cose utili, tipo il PC, questo qua che se no devo ritornare in Francia, e le bottiglie naturalmente, che sono la prima cosa. Bottiglie di nettare. Ok, intanto il nostro sim ha finito di farsi la sua bella doccia. Falco, hai finito? Ti stai sbizzarrendo? No, a parte di scherzi. Ehi,
Ok, si è ripreso. Vediamo un po', intanto cosa volevi qui? Possedere un ritrovo, investimenti? No, 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 no. Non è cosa, ho capito che sei pieno di soldi, ma questo no. Ok, abbiamo detto le mele perché ne avevamo 115. Ok, facciamo questo esperimento. Aumentiamo anche la nostra abilità, perché avevo detto che volevo creare il Vegesim. Ah, intanto io tengo sempre uva Renoir e uva Kerimola Blanc, che dovrei coltivare ancora, vero? Infatti non l'ho ancora coltivata perché era cattivo tempo. Intanto altri 8 simoleon, vorrei mettere un secondo la modalità compra, ma più che altro la costruisci, perché devo demolire un po' il tutto qua. Ok, a questo punto io direi di tirare tutto ciò fino in fondo, perché pian piano io sto coltivando sempre nuove cose, ma non voglio. Vediamo però cosa possiamo fare. Mettiamo in mostra contagocce, contiamo le gocce qui, prendi le gocce. Ok, possiamo fare di 5, vediamo, perché attualmente così era fermo. Qua ne possiamo mettere un altro poi. Magari di 3. No, dai, di 5. Aumentiamo di 5 anche di qui. E chiudiamo nuovamente. Adesso possiamo coltivare nuove cose, perché come vi ho detto li stavo mettendo in ordine. Cerchiamo di non coltivare troppe cose, perché sennò occupiamo troppo tempo al nostro sim. Ok, intanto pianta più esemplari, li pianteremo proprio qui. Il possibile, e piantiamo anche questi più esemplari. Cosa è successo? Intanto un fallimento epico di orticoltura, e sono cose che capitano purtroppo. La nostra sim intanto che problema, se non sbaglio non ha finito di scrivere il suo dolce libro. Infatti se andiamo su scrivi c'è da continuare, però ha qualche problema, è un po' stanca. Prima cosa, facciamo alzare, la facciamo andare in bagno, un po' di igiene, fa il bagno, facciamo anche mangiare, prepara pranzo, giardino, burro di arachidi, tanto il nostro sim cosa? Pianta uva, certo, fai ricerche scientifiche, esperimento di radiazioni, magari su un campione, vedremo un po'. Tanto cosa vogliono avere? Un capo maggiordomo. Adesso vogliono un po' troppo, Soldi non ce ne sono. Perché non lo capiscono che soldi non ce ne sono? Tanto questa pianta è bellissima, di ginseng. Qui invece sta crescendo la pianta di cipolla. Vabbè, poi in futuro toglierò alcune di tutte queste piante. Magari poi quando stanno finendo me le ricoltiverò. Tipo, ho una pianta di uva soltanto, perché? Cioè, la uva che in questo momento mi serve di più. E vedi che ne ho una sola. Di sicuro le avrò perse. Infatti faremo proprio pianta tu più esemplari e ce ne mettiamo altre. Sì, perché l'uva mi dovrebbe servire. Deve essere, no, cioè non è che mi dovrebbe, mi serve. Intanto andiamo a vedere la nostra sim. Cosa sta facendo? Ok, sta facendo il bagnetto. Abbiamo alcune cose di valore. Tipo questo, che è epico. Possiamo metterlo ovunque, magari lo metteremo nella nostra nuova casa quando avremo tanti soldi. Intanto che è successo? Devi andare in bagno. Ok, in bagno. Magari possiamo fare anche ricerche alchemiche. Campioni di pianta, sì, perché possiamo facilmente ottenere dei campioni. Voglio vedere intanto la nostra abilità a quanto è arrivata. In scienza è a livello 6. Ok, dobbiamo migliorare ancora. Intanto ci facciamo una bella mangiatina e poi tutti a ninna, vero? Ok, fai la mangiatina. Ok, dormi. Tanto ho fatto una scoperta scientifica, quante rivoluzioni in così poco tempo. E bravo al nostro sim. Di sicuro avremo bisogno di una domestica, ma non credo di prenderne una al momento.
Abbiamo giusto il momento. Falchino, cosa stai facendo? Ah, si sta curando del giardino, quel poco che era rimasto. Non c'è nulla da curare, vero? Non ho nulla da curare. Tanto alcune piante ne ho veramente tante. E direi che il nostro Simo, anche lui adesso veramente può andare a dormire. Io direi che per questo episodio è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo. Arrivederci.